Giunto in cavana dovetti rallentare per la folla che ostruiva la stretta via, scrisse Italo Svevo nella coscienza di Zeno. Oggi siamo in cavana che insieme all'antico ghetto ebraico e a San Giusto costituiscono Città Vecchia, che insieme a Barriera Nuova e al Borgo Teresiano rappresentano la quarta circoscrizione. La zona si sviluppa a seguito delle riforme di Maria Teresa e le porte di cavana sono considerate proprio queste dove mi trovo ora. Palazzo Brigido, costruito dall'architetto Giovanni Fusconi, siamo nella prima metà del Settecento, famoso per aver ospitato Napoleone per una notte. A fianco c'è Palazzetto Leo, probabilmente anche del Fusconi, lasciato in eredità dalla baronessa Nugent al comune e oggi ospita il Museo di Arte e Storia Orientale. A fianco ancora la famosa chiesa sconsacrata di San Rocco. Ecco, da qui oggi ci dirigiamo verso Piazza Venezia e quindi il Borgo Giuseppino. Eccomi in piazza Cavana, qui convergono numerose vie, anche molto strette come scriveva Italo Svevo e oggi ancora molto affollate in certe ore del giorno. Ciascuna via ha una peculiarità, come per esempio via delle Beccherie, che fino al 1750 era nota perché qui si macellava la carne. In via dei Fornelli c'è un'antica trattoria famosa per il buon pesce, si narra che anche il duca Amedeo d'Aosta quando veniva a Trieste andava a mangiare lì. E poi c'è via del pesce, chiamata così perché si svolgevano le operazioni richieste dalla legge per mettere in vendita il pesce, appunto. Poi c'è Casa Pepeu, caratterizzata dalle grandi anfore di pietra che sporgono dal tetto, così chiamata perché in uno degli appartamenti ci abitava lo studioso Francesco Pepeu. Passeggiando in via di Cavana si possono notare alcune caratteristiche che sono proprio delle case di Trieste, ma in particolar modo in questa zona sono più evidenti. Ecco, quali sono le caratteristiche che si possono osservare qui? Alcune delle caratteristiche è l'uso della pietra d'aurisina, la pietra carsica, sia per tutti i cornicioni, diciamo le parti più nobili degli edifici, cioè per esempio le cornici di questi importanti portoni, poi i supporti dei poggioli, le cornici e le modanature sopra le finestre. E quello che è interessante da dire è che questo materiale, la pietra d'aurisina, deriva tutta proprio dalle cave, dalle nostre cave d'aurisina, e quando c'erano i tempi dell'impero asburgico, tutte le case dell'impero asburgico avevano queste caratteristiche, a Budapest, a Vienna, a Salisburgo, a Praga. Ecco, quindi questo è molto interessante perché derivava tutto dalle nostre cave, dove in un freddo terribile, in condizioni veramente molto più difficili di quelle di oggi, si forgiavano, cioè si estraevano questa pietra che ha la caratteristica di essere molto dura e nel contempo anche piuttosto assorbente, quindi non adatta a tanto, per dire, ai piani cucina, agli interni d'arredo, ma invece per esempio anche gli interni dei portoni di Trieste, della Trieste fine 7 e 800esca fino ai primi del Novecento, fino all'impero asburgico, sono in pietra d'aurisina, magari lavorate in modi diversi. Ecco, poi un'altra caratteristica della nostra città è visibile in talune zone che riprendiamo adesso che ci troviamo in Cavana, è quella della pavimentazione e del masegno. Anche questo, che derivazione ha? Il masegno era la pietra tipica con la quale venivano pavimentate le vie, e anche per esempio la vecchia pavimentazione di Piazza Unità prima della ripavimentazione di 15 a 20 anni fa era proprio in masegno, una pietra che, a differenza della pietra d'aurisina, è una pietra anche un po' friabile, non è proprio resistentissima, però veniva usata a Trieste. Ancora oggi ci sono delle cave a Muggia, e poi anche i muri perimetrali esterni degli antichi edifici erano spesso fatti con questi enormi pietroni di masegno. Ecco, quindi Trieste ha una lunga storia proprio anche di ricerca del materiale, di utilizzo del materiale.
Eh beh, certo, perché faceva parte di un grande, importante contesto che era l'impero asburgico, e poi tra l'altro Francesco Giuseppe è stato in particolare, così come gli architetti di Maria Teresa d'Austria, molto attento anche ai dettagli dell'edilizia. Ecco, quindi c'è tutto un filone anche che si rifà anche alle teorie di Rudolf Steiner, che è stato un grande pensatore, un uomo speciale, vissuto fra fine 8 e primi 7, che era, scusate, e primi 900, che era è diventato anche il consigliere dell'imperatore Francesco Giuseppe, proprio in materia di buone scelte da fare anche nel campo dell'edilizia come materiali. In via di Cavana incontriamo Palazzo Antonio Vico, costruito dall'omonimo commerciante portoghese alla fine del Settecento, sopra la demolizione dell'ospedale dell'Annunziata e della chiesetta dedicata alla Vergine dell'Annunziata. Dopo la morte del commerciante, il palazzo diventò la sede della curia vescovile. Si narra che il palazzo ospitò Fouché, regicida e ministro della polizia di Napoleone, e su di lui la leggenda dice che quando morì il suo funerale avvenne in una giornata di bora e freddo e la bara si rovesciò. Di fronte alla biblioteca civica c'è la statua di Svevo. Ecco, noi la vediamo spesso, ma che storia ha? Svevo ha una storia interessantissima di praticamente di travè di lusso, perché lavorava nell'azienda di famiglia, la Veneziani, della moglie, ed era considerato anche dalla suocera così non sto granché, un po' bizzarro, un po' sognatore, un po' sopra le righe. E in realtà lui intanto scriveva dei romanzi che sarebbero stati i capisaldi e il punto di partenza della modernità nella letteratura europea. Ecco, e tutto questo partì da delle persone amiche che fecero conoscere questi suoi scritti a Parigi, e fu lì che ebbe la prima pubblicazione e un successo dirompente, ancorché tardivo e soprattutto postumo. Questo giardino, oggi perfettamente risanato, in realtà un tempo era una zona sepolcrale. Che cosa c'era qui? Beh, c'erano dei monasteri, c'erano dei cimiteri, c'erano dei conventi, e poi tutto ciò fu demolito e c'era questo, ora c'è questo giardino che un tempo era piuttosto delabre, diciamo, e adesso è stato rimesso a posto, e poi la chiesa di Sant'Antonio Vecchio e la biblioteca civica Ortis, che adesso ha questa splendida emeroteca che consente di leggere a tutti in ogni momento, anche ai turisti. E poi c'è il ritorno ancora di Svevo, che ricordo che è stato, assieme a personaggi del calibro di Castelli, della Leonor Fini, di Bobby Bazren, di Gillo Dorfles, faceva parte di questo milieu culturale d'eccezione nella Trieste del primo Novecento, unico in Europa per qualità, alta qualità dei personaggi. Lasciata Cavana, ora ci troviamo ai lembi del Borgo Giuseppino. Ecco, qui numerose sono le testimonianze anche napoleoniche. Sì, e questo è un aspetto molto interessante della storia di Trieste, perché Napoleone, a parte che nel 1797 dormì, come si sa, qui a Trieste, ma l'occupazione francese fu in quell'anno e poi qualche anno dopo, e anche nel periodo intorno al 1813. E poi alle mie spalle c'è Villa Necker, che è villa settecentesca di grande eleganza, che passò di mano in mano, villa neoclassica, oltretutto di mano in mano a vari commercianti, finché fu acquistata nel 1820 da Girolamo Bonaparte, frivolo e ultimo fratello di Napoleone, che è stata il rifugio di molti cosiddetti napoleonidi, cioè appartenenti alla cerchia di Napoleone anche dopo la caduta di Napoleone stesso, no? Dopo Waterloo. E per inciso devo dire che io a Waterloo ci sono andata spesso, perché adoro Napoleone. E lì lui è stato il grande sconfitto, perché portò alla battaglia 120.000 francesi, stava per vincere, e all'ultimo è stato sconfitto. Però se voi andate a Waterloo vedete che lui è il grande protagonista, c'è un enorme museo in cui si parla soprattutto di lui e non di Wellington, che è stato invece il vincitore inglese.
Il Borgo Giuseppino fu un quartiere progettato e costruito sul finire del XVIII secolo. Deve il suo nome all'imperatore d'Austria Giuseppe d'Asburgo. Ecco, questo sempre in seguito alle riforme teresiane. Quando finì l'imbonimento del Borgo Teresiano, si partì con quello della zona a fianco, quindi oltre Porta Cavana. La piazza prese subito il nome di Piazza Giuseppina, naturalmente prolungata verso il mare grazie al molo che ne portava lo stesso nome. Stiamo parlando di Piazza Venezia. Ecco, quando Massimiliano d'Austria, imperatore del Messico e fratello dell'imperatore d'Austria-Ungheria, Francesco Giuseppe, fu assassinato dai ribelli messicani, il legame che univa il principe alla città di Trieste era molto forte. Lo stesso Massimiliano aveva scelto il capoluogo giuliano per costruire la sua residenza, il castello di Miramare. Nel 1875 si decise per la costruzione di un monumento che ricordasse l'imperatore Massimiliano, in divisa da contrammiraglio della flotta austriaca con il braccio proteso verso il mare e il suo castello. A seguito del passaggio di Trieste all'Italia nel 1918, la piazza fu oggetto di un ripensamento da parte dell'amministrazione comunale. Il nome della piazza venne cambiato da Giuseppina a Venezia e la statua del principe Massimiliano venne smontata e collocata in un magazzino. Tornerà alla luce solo nel 1961 e verrà collocata nel parco del castello di Miramare. Abbiamo visto una cavana, quella di fine 700 e 800, però c'è una cavana che si ricordano tutti legata agli anni 50, è quella delle case di tolleranza. Ecco, c'è un libricino di Enrico Fraulini, scomparso, I muri di Cavana, che ce la racconta. In realtà si tratta di una storia d'amore nel libro, però descrive bene com'era quella zona negli anni 50. Ecco, che ricordi tramandati hai di quel momento? Ecco, io ho un ricordo in particolare, una storia che mi ha raccontato mio padre e anche mia madre. Erano insieme un giorno, quindi si parla di fine anni 50 proprio, e passeggiando, attraversando Cavana, perché in quegli anni, adesso passo agli anni 60, inizio anni 60, quando andavo con mia mamma a fare la spesa, andavamo di mattina perché pomeriggio si sussurrava il nome di Cavana, no, qui di qua non si può passare, quindi c'era un nome un po' avvolto nel mistero. E mia mamma mi raccontava, soprattutto lei, mi raccontava l'episodio appunto che passando un giorno di là con mio padre hanno assistito a una specie di alterco fra un uomo e una donna. E mio padre, cavaliere d'altri tempi, si è messo di mezzo per difendere questa signora, non avendo capito che probabilmente era una prostituta col protettore. Tanto è vero che questa donna gli si è rivoltata contro. Come si permette di mettersi in mezzo? Quindi è stata una scena incredibile, perché mio padre pensava di andare a difenderla, invece è andato a, diciamo, tra virgolette, a disturbare, no? Ecco, c'è un ricordo di Cavana che è riportato anche da una canzone. Tu me l'hai accennata. Che canzone è? Antonio Freno. Questa è una canzone popolare, è nata dopo un episodio realmente accaduto. Il 24 settembre 1904, una guardia, quella volta i poliziotti venivano chiamati ancora così, veniva uccisa da un giovane uomo. E questo è stato poi arrestato, quindi l'episodio di partenza è vero, è stato arrestato, condannato, addirittura la pena di morte, poi commutata in ergastolo, in seguito addirittura è stato liberato, però non si sono mai sapute le cause vere di questo gesto, per cui è entrato un po', diciamo, questo episodio nella memoria collettiva come un episodio che possa riferirsi a un atto di ribellione di un popolo scontento e che osa ribellarsi all'autorità che ritiene ingiusta e che quindi è disposto anche a pagare con la propria vita lo scotto di questa ribellione.